Mini recensione richiesta dall'amico Giuseppe Fiorenza, che mi chiede di fare due parole sul film di Massimo Troisi del 1981, ovvero Ricomincio da tre. È un film fantastico, Troisi è geniale, la sua regia è pacatissima, la narrazione appunto anch'essa è pacata, la sua comicità è assoluta, fatta di tormentoni e di tranquillità. E in questo suo modo di raccontare appunto la storia di Gaetano, che parte da Napoli per Firenze, prima andando a casa della zia, poi mollando anche la zia, conoscendo Marta, innamorandosi, passando dall'italoamericano che lo fa diventare protestante, insomma tutte le cose che capiteranno al nostro buon Troisi, e sono raccontate però in maniera veramente particolare. Troisi era un regista e un attore notevole, nel senso che riusciva a raccontare con questo sorriso sulla faccia, con questo certo tipo di leggerezza, con una regia semplicissima, in realtà un'Italia fatta di personaggi come appunto il nostro Troisi, strani, dolenti, malinconici, però il film è una commedia, scorre via con una bellezza, si riesce a vedere e riderne anche adesso. Certo è che appunto Troisi fa la forza del film, sia come scrittore, sia nella messa in scena, che come attore, nel quale praticamente è a casa sua, riesce a riempire ogni piccolo parte di schermo dove entra, convincentissimo anche Lello Arena, un film veramente notevole, che dimostra appunto che abbiamo perso uno dei migliori talenti che il cinema italiano aveva avuto dagli anni 70-80 in poi. Purtroppo è morto troppo giovane il nostro Troisi, è un artista vero, una persona d'oro, uno che non si faceva comprare assolutamente da niente, semmai nemmeno dal successo. Un grandissimo che con questo Ricomincio da tre, che qui sotto metterò il link, il solito Patreon è qui sopra per donare, insomma è un film veramente a tratti straordinario, a tratti che appunto da questa commedia viene sempre più trasfigurata, il cerchio si chiude, diventa quasi un dramma esistenzialista, che però, come ho detto, Troisi porta avanti con una narrazione molto delicata, molto tranquilla, per quanto è agitato a volte il suo personaggio nel dire le cose che vuole dire, tante parole per poi girare sempre intorno, un po' come gira intorno questo personaggio in questo grandissimo film, dove appunto l'insoddisfazione, il malessere e la, diciamo così, voglia di vivere in un mondo che dovrebbe essere diverso di Troisi viene fuori alla grande in ogni inquadratura. Quindi grazie mille a Giuseppe per averne fatto parlare anche per due minuti, perché questo Ricomincio da tre per me è uno dei migliori film anni 80 della commedia all'italiana, è veramente un grande film comico, e Troisi, come ho detto, riesce però a trasformarlo anche in qualcosa di dolente. Quindi grandissimo Troisi, vero dispiacere che sia scomparso così giovane e così presto, avrebbe avuto ancora tanto da dare sia a livello artistico che umano.